Ok, cominciamo. Chissà cosa troverò. Sì, sono così emozionata. Oh, ottimo giro, tesoro. Che c'è dentro la scatola? Caspita, una carta di credito. Wow, fantastico. Non vedo l'ora di usarla. Sono proprio felice per te. Farò dello shopping sfrenato. Mi sa che è stato un errore. Woohoo! Dov'è la mia calza? Insomma, era proprio lì. E ho anche perso il mio AirPod. Oh, ma era ovvio. Ciao mamma, come posso aiutarti? Scusa, queste mi sembrano mie. No, sono mie. E dovrai pagare. Ma scherzi? Dammi i soldi. Non compro le mie cose. Me ne vado. E prendo il mio calzino. Cosa? Come sei arrivata lì? Ti sei dimenticata di pagare? Scusa, ma non ho tempo. Ok, finirai in gattabuia. Lo spiegherai alla polizia. Lizzie, che stai facendo? Ti ho dato una chance. Ci vediamo. Lizzie, torna qui. Interessante questo libro. Metterò lo smalto proprio qui. Perfetto. Mi sa che sono pronta. Oh, guardala. Sembra divertente. Benvenuta nel mio salone. Vorrei proprio una manicure. Bene, mostrami le unghie. Terribili. Sei sicura di avere un estetista? Non credo di poter fare qualcosa. Che intendi? Ah, è così? Ok, forse questo ti farà cambiare opinione. Non credo proprio. Abbiamo standard elevati qui. Questo è tutto ciò che ho. Che tirchia. Ok, puoi usare la mia carta di credito. Aspetta, questa è mia? Mamma, a chi importa? Allora, vuoi pagare? Lo sto facendo sul serio, non ci credo. Grazie, mettiti pure comoda. Non vedo l'ora di iniziare. Qui usiamo solo la tecnologia più recente, come questo applicatore automatico di unghie. Davvero esclusivo. Wow, com'è futuristico. Sono molto orgogliosa di averlo. L'ho creato da sola. Taglio un buco in un bicchiere di carta. Poi lo capovolgo e lo taglio a metà. Metto via la parte superiore. Sembra un normale bicchiere. Rendiamolo vivace aggiungendo un po' di colore. Passo intorno al foro con il pennarello rosa. La linea deve essere sottile. Ora disegno un bellissimo cuore. Lo voglio super carino. Aggiungo altri cuori di colori diversi. Ora alzo il bicchiere. Metto questo disegno di Barbie proprio sopra. Ora posso iniziare a disegnare le unghie. Le ho disegnate su una striscia di carta. Ora le coloro. Questi modelli saranno davvero esclusivi. E infine le ritaglio. Le incollo al bicchiere. Così i clienti capiranno cosa posso fare per loro e sceglieranno quelle che apprezzano di più. Ora il logo di Barbie. Mi serve un bastoncino di legno e una sottile striscia di carta di schiuma. Avvolgo la carta attorno al bastoncino. Bella stretta. Finisco di arrotolare e attacco le unghie alla carta schiuma. Le distanzio un po'. Sono tutti sulla carta. Ora posso rimetterlo nel bicchiere. Facile, facile. Ora è pronto? Proviamolo. Metti il dito nel foro. Ruotando leggermente, la nostra unghia di design viene applicata sul dito. Wow, che spettacolo! Dobbiamo fare il resto. Che ne pensi? Le adoro. Mi sento alla moda. Sei fantastica. Grazie, tesoro. Devo concentrarmi. Piano, ci sono quasi. Wow, incredibile. Sto andando bene. Nulla può fermarmi. No, no, non ora! Perché è successo? Lizzie, stai bene? Dì a mamma che c'è che non va. La mia partita è andata! Non supererò questa cosa! Devo fare qualcosa. Il mio buon vecchio orsetto di peluche. Guarda cosa ho qui. Mamma, sul serio? Guarda che maialino. Allontanalo. Mi resta solo un po' di cartoncino. Non cambierà l'umore di Lizzie. A meno che... Ehi, ho un'idea! A Lizzie piacerà di sicuro. Primo, disegno delle linee vicino agli angoli del cartone. Così. Poi prendo le forbici. Taglio lungo la linea. Non serve un grande taglio. Ripeto questo procedimento sugli altri lati. Ora posso ripiegare i lati all'interno. Questi tagli mi aiuteranno a farlo. Ora mi serve una pistola per colla a caldo. Ne metto un po' proprio qui. Faccio lo stesso in ogni angolo. Inserisco una striscia di cartone nella scatola. Con la colla a caldo la tengo in posizione. La metto lungo tutto il perimetro della striscia.
Ora prendo un bastoncino di legno, buco il tappo di una bottiglia di plastica, faccio scorrere il bastoncino all'interno. Ora mi serve il rotolo centrale della carta igienica. Inserisco un altro bastoncino all'interno e li sistemo nella scatola. Questo disegno finirà tra i due tubi. Metto un pezzo di nastro trasparente sui tappi di plastica, metto Mario in posizione e aggiungo il sopra della scatola. Devo solo colorarlo. Non vedo l'ora di mostrarlo a Lizzie. Eh? Cos'è? Sembra divertente! È proprio come il mio gioco! Guarda, Mario sta saltando! E se giro questo, si muove! È bellissimo! Ehi, mamma, hai visto? Mi diverto un mondo! Oh, come sono felice! La mamma adesso deve andare! Grazie, mamma! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ciao amici, qui è Luna! Sono tornata a raccontarvi un'altra storia! Questa è la mia scuola! Attenzione, carico esplosivo in arrivo! Scherzo, sono solo io! Wow! Vi mostro un altro giorno della mia vita! Questa è la mia occasione! Devo essere assolutamente perfetto! Non devo sbagliare! Wow! Luna, mi dispiace! La mia borsa! Perché stiamo urlando? Devo risolvere questo dramma! Dammi un secondo! Questo lo appiccico qui, un piccolo taglio lì! Ed ecco pronta una nuova borsa! Spero ti piaccia! Wow, è fantastica! Ragazzi, dovete vederla! È la borsa più carina di sempre! Salutiamo Brian! Ora è meglio che vada a lezione! Ci vediamo, Brian! No, aspetta! Luna! Altro giorno, sempre la stessa storia! Ma qualcuno deve pur lavorare! Non so neanche se questa cassa funzioni! Cos'è questo rumore? Questo gioco è divertentissimo! Benvenuto nel mio negozio di giocattoli! Da pure un'occhiata! Ma questa non è la stanza dei giochi? Wow! Guarda! Ci sono così tanti giocattoli! È come un sogno! Da dove inizio? Shopping sfrenato! Woohoo! Intanto prendo questo e questo. Credo sia abbastanza. Le preparo il conto. Ha gusti molto sofisticati. Questo suono non mi piace. Per un totale di $1,000,000. Tutto sommato è un affare. Sono proprio un sacco di zeri. Forse devo abbassare i prezzi. Non c'è problema. Ecco. Che ne dice? Può andar bene? Così va meglio. È una spesa che posso permettermi. Posso pagare con carta? Cosa? No. Solo contanti. Vede, c'è anche il disegno. Nessun problema. Userò il bancomat. Non guardarmi il PIN, è un segreto. Un attimo, non ci vorrà molto. Mi servirà anche qualche moneta. Dovrebbe andare. Quei giocattoli saranno miei. Ecco a lei. Wow, davvero impressionante. Come ha fatto? Ora glielo dico, venga qui. Ciò che serve è il cartoncino. Primo si disegnano le fessure e poi si ritagliano. Dopodiché prendiamo un piccolo quadrato di cartone. Realizzeremo delle scanalature. In questo modo. Applichiamo la colla alle estremità, non troppa, e lo incolleremo sulle fessure. Nel frattempo possiamo realizzare il bancomat personalizzato. Coloro un pezzo di schiuma bianca. Devo assicurarmi che sia adatto. Deve passare attraverso questa fessura. Sembra andar bene. Ottimo. Ora capovolgo il cartone. Adesso ci servirà un altro quadratino di cartone che attaccheremo al bordo delle fessure. Ripetiamo il processo per ogni fessura, incollandoli bene. Ora prendiamo un cartoncino grande, lo arrotoliamo lasciando una piccola sezione alla fine. Qui metteremo della colla e faremo lo stesso su questo lato. Sigilliamo il tubo, premendolo delicatamente. Quindi lo incolliamo al cartone. Posizioniamo un altro quadrato qui e creiamo la scatola. Incolliamo un grosso pezzo di cartone su un lato e sollevo il tutto. Il prossimo pezzo sarà il retro. Lo terremo in posizione con la solita colla. Mettiamo all'interno un pezzo di cartone in diagonale e finalmente aggiungiamo l'ultima parete. Arrotolo le banconote e le inserisco nelle fessure. Le monete vanno nel tubo. Quando la scheda viene inserita, spinge il denaro all'esterno. In questo modo. Adesso basta colorarlo. Niente male, eh? Con questo, tutti i miei soldi sono sempre al sicuro. Voglio provarlo. Tu intanto prendi il mio posto. Mentre io prendo questo. Ci vediamo. Cosa? Ehi!
Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Facciamo festa, ragazze, selfie! Ehi, aprite! Hai sentito qualcosa? Chi può essere? Salve! Che sta succedendo qui? Voi giovani e la vostra musica moderna! Sto cercando di dormire! Cosa? Chi ha ordinato la nonna? Nonna, come ti permetti? Ti faccio vedere io! Una nonna sa fare questo? Ah! È stata una bella sensazione! Ok, mi sembra che stiamo esagerando. Avrei dovuto abbassare. L'hai visto? E ora che facciamo? Guardate, è inutilizzabile. La nonnina era proprio arrabbiata. Qualcuno sa fare beatboxing? Ah, la festa è finita, andiamocene. Ma, che ingiustizia! Almeno ho ancora da bere e da mangiare, tutto per me. Questo mi dà un'idea. Mi serve un lungo tubo di cartone. Questo è perfetto. Poi prendo il mio telefono e traccio una linea qui sotto. Non serve altro. Ora taglio e poi diamo un po' di colore. Adoro questo viola. Dipingo tutto il tubo e una volta asciugato mi servono due bicchieri a cui ho già fatto dei buchi. Li posiziono alle due estremità. Così è pronto. Ed ecco un altoparlante nuovo di zecca. Proviamolo. Inserisco il telefono e faccio partire la musica. Sì, adesso sì che si ragiona. Bella festa, Grace. Penso che sia tutto pronto. Oh, ciao Mindy, finalmente sei qui. Vivi davvero qui? Oh beh, ciao. Siediti, mettiti comoda. Spero che ti piacciano le patatine. Io le adoro. Ok, grazie. Ho una fame. Non ci riesco. Ho appena fatto la manicure. Non riesco a prenderle, dai, voglio mangiare. È così frustrante. Ok, proviamoci. Oh, la mia unghia, la mia bellissima unghia. È tutta colpa tua. Ehi, quanta aggressività, rilassati. Penso di poter risolvere il problema. Tutto ciò che mi serve sono questi sottobicchieri, o meglio cartoncini. Al lavoro. Mi metto sul mio piano. Mi servirà una pistola per colla. La applico lungo il bordo solo su un lato. E adesso mi dedico all'altro pezzo. Premo bene per assicurarmi che non si stacchi. Da un altro pezzo ho ritagliato un cerchio. Faccio lo stesso con questo. Lo metto qui. Adesso incollo un cerchietto su un altro quadrato al centro, faccio lo stesso dall'altra parte e avvolgo il cartoncino così. Uso questa striscia per fissare il tutto. Sembra che funzioni, faccio un buco da entrambi i lati e infilo uno stuzzicadenti. È perfetto, lo inserisco nella scatola che ho forato in uno dei lati e mi assicuro che giri. Adesso completo la scatola, metto un disco di cartone in cima, ne ho fatto delle altre. Taglio un pezzo di cartone e lo incollo. Questa qui sarà la base. Lo tengo così finché non si asciuga. Faccio lo stesso sull'altro lato, inserisco un altro pezzo nella parte inferiore e adesso ci inserisco le scatole. Le dispongo lungo la parte superiore, sta venendo bene! Ed ecco un distributore di patatine. Fighissimo, vero? Vada per queste. Non funziona. Mi prendi in giro? Segui quello che faccio io. Giri il disco e le patatine cadranno nella ciotola. Wow, fantastico! E non mi sono rotta neanche un'unghia. Le mie preferite. Mi è venuta fame. Credo di meritare un premio. Sono così buone. Beh, mi devo ricredere su di te. Non avevo dubbi. Il disegno sta venendo bene. Che altro posso fare? Giochiamo un po'. Rawr, prendi questo! Adoro i dinosauri, sono bellissimi. Sarebbero perfetti animali domestici. E comunque, dove ero rimasta? Oh sì! Oh, guardate Grace, ha un'immaginazione così fervida. Vorrei poter fare qualcosa per lei, fammi pensare. Le piacerebbe molto, sì! Ma è troppo costoso, non posso permettermelo. Che posso fare? Aspetta, forse ho un'alternativa. Mi serve soltanto del cartone. Per fortuna ne abbiamo molti. Comincerò con questa grande scatola. Prendo le forbici e faccio un taglio in diagonale su questo lembo. Scendo fino all'angolo e poi faccio lo stesso sul lato opposto. È il momento della pistola per colla. Ne applico un po' lungo il bordo, ma non voglio sporcare ovunque. Ora posso incollare questi lembi. Faccio un buco proprio qui. Ho tagliato un'altra scatola a forma di testa di dinosauro, la metto qui e ora dobbiamo solo colorare. Il verde è perfetto.
e con la vernice spray faccio subito. C'è ancora molto da fare. Passo al tracolla qui e attacco questo pezzo di cartone appuntito. Faccio lo stesso sul retro della scatola, dall'alto in basso. Qui andrà la coda. Ora faccio gli ultimi ritocchi. Ah, mi piace molto come sta venendo. Proprio così. Perfetto. Provalo, tesoro. Sì, sono un dinosauro. Rawr! Stai indietro. Ti prendo. È terrificante. Avrei proprio bisogno di una giornata alle terme, ma che ci vuoi fare? Guarda questi gioielli. Ricordo quando avevo diamanti e bracciali d'oro, le cose sono davvero cambiate. Non così tanto, mamma. Sei sempre così elegante. Sei molto carina, tesoro. È meglio che vada. Ciao, Grace. Buona giornata. Questa è la mia occasione. Finalmente posso curiosare nel portagioie di mamma. Guardate qui, sembrerò una modella. Cos'altro ha? Questi orecchini? E questi anelli? Wow! Finalmente a casa. Mi sento così grande. La mamma è già a casa. Oh, oh, non va bene. Ciao, Grace, sono tornata. Non vedo l'ora di rilassarmi. Che faccio? Ah, che casino! Sono nei guai fino al collo. Forza! Non funziona. Rallentiamo le cose. Perfetto. Wow! Ehi, che figata! Non pensavo avrebbe funzionato. Mamma! Yuhu! Non si è accorta di niente? Aspetta, posso usare questo cartone? Ma certo, è quello che mi serve! Ci metto la mano sopra e ne traccio il contorno. In questo modo sarà fantastico! La mamma resterà di sasso! Ok, fine prima parte. La ritaglio e metto della colla su tutto il palmo della mano. Voglio essere sicura che ce ne sia abbastanza. Sembra che ci siamo. Ci attacco sopra un'altra mano e ora possiamo dipingerla. Quest'arancione è così luminoso, lo adoro. Lo lascio asciugare e uso un cerchio di cartone per la base. Questo è il prodotto finito. 5 alto! Oh, ho dimenticato la mamma. Non posso stare così tutto il giorno. Ho ancora delle cose da fare, devo andare. Scusa, permesso! Ops, quasi dimenticavo. Tutto questo correre mi ha messo fame. Ho bisogno di uno spuntino e so esattamente cosa prendere. Sono sicura che non le dispiacerà. Grazie! Perché tu sei a dieta? Oh, sono esausta. Torniamo alla normalità. Ciao, mamma! Che succede qui? Le mie collane, come hai potuto? No, tranquilla, è tutto sotto controllo. Cos'è quella? È per i miei gioielli? Non male come idea! Metto gli anelli qui. È fantastico, così saranno sempre in ordine. Non immaginavo fosse così brava. Hai un grande talento. Sì, lo so, voglio dire, è una mano santa. Capita? Meriti un premio. Oh? Com'è successo? Che strano. Grazie, mamma, adoro la cioccolata. Buonissima! Tieni! Grazie, tesoro, vieni, abbracciami. Ah, quanto mi annoio. Attenzione, è importante, Sunny? Sì, sì, certo. Tutti i giorni così. Che succede? Oh, giusto. Beh, alla fine non è così male. Tenere la postura corretta è importante, almeno non capita solo a me. Anche se in effetti è un po' umiliante. Cerco di concentrarmi. Ma non è giusto! Mamma? Che c'è? Guarda questo, posso averlo, ti prego! Ah, sì, certo. Wow! Davvero, che bello! Tieni per te. Grazie, mamma! Cosa? Una sfera con la neve. Ma che dovrei farci? Che c'è? Non ti piace? Io volevo questo! Perché la mamma mi tratta così? Ma io non mi arrendo. Devo solo riuscire a convincerla. La tenacia è tutto nella vita. Devo mangiare più fibre. Oh, posso aiutarti? Tu vuoi questo. E io questo. Stai scherzando? Va bene, così mi lascerai in pace. Wow, questo negozio è favoloso. Oh, oh, devo essere professionale. Salve, vorremmo questo. Mia figlia continua ad insistere.
La prego, mi dica che l'avete. Certo che lo abbiamo, eccolo. Davvero? Wow, ed è anche scontato. Questa sì che è fortuna. No, non può essere. Che succede? Oh no, il giocattolo. Mi spiace, era l'ultimo. Non bisogna mai perdere tempo. Ritenti la prossima volta. No, lei non capisce, mi serve. Devo escogitare qualcosa. Forse posso usare del cartoncino. So cosa fare. Unirò dei pezzi di cartone così. Voglio costruire una scatola. I dolcetti rotoleranno giù da questo foro. Aggiungo anche delle parti di legno sui lati. Ritagliamo e incolliamo insieme gli strati di cartone. Metto un altro bastoncino qui in alto e poi degli elastici da ciascun lato. A posto, può andare nella scatola. Questo andrà proprio sulla sezione col foro. Tiro gli elastici sopra i bastoncini verticali anche dall'altra parte. E adesso inserisco la caramella. Premendo qui il dolcetto uscirà dritto dal buco. Adesso lavoro un po' sulla sezione in alto, deve essere inclinata. Così posso inserire il pannello frontale. Metto questo cubo di vetro sulla scatola. E poi un coperchio che riempirò di dolcetti. Sono i preferiti di Sunny. Metto anche una faccia. Per un tocco di simpatia. Funziona! Che ne pensi, Sunny? Wow, è un distributore di dolcetti! Premi il naso e guarda che succede! Che bello! Ne voglio ancora! Lasciane qualcuno anche a me! Non te lo posso promettere! Ah, mamma? Che c'è adesso? Guarda questo! Lo voglio! Ma... Oh, che pazienza! È in ritardo con i pagamenti? Oh, aspetti, forse ho qualche soldo. Accetta un po' di spago? Scusi, è tutto quello che ho, gnegne. No, basta, la sfratto oggi stesso. Mi prende anche in giro. Deve trovarsi un altro posto dove vivere. Non dovrebbe essere difficile da vendere. Adoro il mio lavoro, mi piace la gente, si capisce. Non ricordo queste decorazioni. Che è successo qui? Casa nostra è in vendita. Ma come? Ci hanno sfrattate? Che sta succedendo? Non è possibile. Oh, quanto ciarpame abbiamo. Oh, ok, sotto a chi tocca. Mamma, che succede? Oh, hai visto, sì. Dobbiamo traslocare. Ma è un incubo. Aspetta. So cosa fare! Ci basteranno queste scatole! Ne metto una proprio qui! E prendo la pistola per colla. Copro la parte superiore della scatola e poi ce ne incollo sopra una seconda. Poi posso poggiare tutto sul lato e metterò sopra altre scatole. Ora mi serve questo tubo di cartone. Metto la colla lungo il lato della scatola, così dovrebbe bastare. Premo il tubo contro gli scatoloni. Ma manca qualcosa! Ecco qui! Questo sarà il tetto! Calza a pennello. E adesso le decorazioni. Il segreto di ogni cosa è nei piccoli dettagli. Decoro anche il tetto. Ho fatto questo limone con il cartone. Bello, eh? Aggiungo anche qualche pompon. Daranno un'aria sbarazzina. Voglio che sia tutto colorato. E adesso il tocco finale. Ecco il mio banchetto per le limonate. Quasi dimenticavo, accidenti. La limonata. E credo che sia tutto. Sono davvero fiera di me. Ora posso tagliare il nastro. Il mio banchetto è aperto al pubblico! Se solo ci fossero clienti! Oh, che caldo che fa! Ciao, posso averne una? Mi ci voleva proprio! Che bello essere uscite! Wow! Una limonata ci vuole! Ne vorremmo due, grazie! Tieni, tieni i miei soldi! Via, via da qui! Dai qua, dai qua! Ok! Wow, yay. Sono ricca! Mamma, guarda, ho fatto un sacco di soldi! Non c'era bisogno di rapinare una banca, tesoro! Oh, accidenti! Ma no, ti faccio vedere! Vedi? Vendo limonate! Wow, sono orgogliosa di te, sei fantastica! Aspetta, mi sa che hai clienti! Calma, calma, ce n'è per tutti! Sarà una giornata indaffarata, a chi tocca? Ok, attenzione, chi sa rispondere a queste domande? Io? Forse Sunny? Sì, speravo chiamasse me! Oh, com'è alto!
Ecco il gesso, comincia. Non la deluderò, prof. Lo spero bene. Fin qui tutto bene. Non male. Ho finito. Ma che ha scritto? Prof? Mi prendi in giro? Insomma, non capisco. Non c'è altra spiegazione. Allora, come sono andata? Fa un po' vedere, insomma, interessante. Non so cosa dire. Credevo che la risposta fosse 4. E di questo che mi dici? Che ha che non va? È un 5. Proprio non so cosa dire. Come posso rimediare? Ci sono! Mi serve un lungo pezzo di cartoncino. Poi ci scrivo sopra i numeri così. Ecco! Poi li ritaglio e li decoro con queste perline. Così è tutto bello colorato, quello che mi serve. Quasi fosse uno stencil con i numeri, vedi? Wow, che carino! E che bella idea! Ecco a te, prova così. Lo metto contro la lavagna e uso gli stencil per scrivere i numeri. Così è molto più facile. Se solo l'avessi avuto prima. Sapevo che avrebbe funzionato. Ho finito! Ottimo lavoro, Sunny, ti meriti il massimo dei voti, sono fiera di te! Wow, davvero? Wow! E salve, sì, mi serve un architetto per la nuova stanza. Ok, non preoccuparti, arriverà tra poco. Eccolo! Buongiorno, dobbiamo ridecorare tutto perfettamente. Capisco, vediamo. Se questo spazio ha grandi potenzialità. Ecco il mio progetto, che ne pensate? Sembra bellissimo, perfetto! Ma che no, non è come lo vogliamo! Va bene, non c'è problema, ho altri progetti. No, detesto il blu, è triste. Allora un po' di giallo-limone? Non so, va bene forse. Ok, aggiudicato, non preoccuparti, verrà benissimo. Perfetto, il totale è questo qui. Ma non possiamo permettercelo, o forse no! Non è nel budget, no? Beh, ragazze, l'arte non è gratis, addio. Fa nulla, possiamo fare da sole. Vieni. Visto? Questo sì che possiamo permettercelo. Sì, immagino, c'è un sacco di roba qui. Fidati, basta capire al volo che cosa ci serve. Magari quel busto o quella lanterna. Oh, quella! Ecco che cosa ci serve, da qui un po' di soldi. Va bene, ecco qui, signorina. I nostri soldi. È uno scherzo, non basta neanche lontanamente. Ce ne servono di più. Ok, prendi questi. Bastano ora? Ecco qui. E grazie mille per tutto. Ehi, ma cosa... Abbiamo comprato tutto il mobile? Oh, sembra proprio di sì. Non dimentichi gli altri acquisti. Va bene, grazie ancora e buona giornata. Ehi, guarda, ho qui il materasso che abbiamo comprato. Sì, srotolalo adesso. Giusto. Ci siamo. Non male, eh? Metto una copertina. Ne ho una gialla proprio qui. Ah, confortevole. Ma non ho finito, mi serve la colla per la prossima fase. Aggiungo giusto un po' di colla sul lato inferiore. Così, solo un po' all'angolo. Ora è pronto per la coperta, così starà al suo posto. Che te ne pare? Non ti sembra comodo e accogliente? Sì, ottimo lavoro. Ma adesso tocca a me. Farei meglio a spostarti, ho gli scaffali da montare. Pronta? Ecco il prossimo. E l'ultimo. Wow, ho quasi perso l'equilibrio. Ok, questo va sopra. O alla base, insomma. Bene, adesso aggiungo io qualcosa. Striscio qui dentro. Ho portato tutti i miei cuscini. E la mia lampada fenicottero, che bella luce che fa. E anche qualche mio libro preferito, ecco. Non dimentichiamo le piantine. Mi fanno così felice. Devo assicurarmi che i cuscini siano soffici e comodi. Ehi, secondo me abbiamo fatto tutto. Che bella stanzetta comoda è tutta nostra. Bellissima. Ok, metto a posto la mia collezione di dischi. Ah, qui non c'entrano. Forse in questo? No, ha già riempito tutti i cubicoli. Si è presa tutto lo spazio, non è giusto. E ora che faccio? C'è ancora spazio, ma non ci sono scaffali da usare. Forse troverò qualcosa nella vecchia stanza.
ci sarà qualcosa di utile. Ah, ci sono delle vecchie VHS? Forse ho un'idea. Sì, funzionerà, devo provarci subito. Venite con me voi. Siete superate ormai, ma ho pensato a come rendervi di nuovo utili. Wow, meglio metterle giù. Ok, qui ci vuole un po' di colla. Oh sì, quello che mi serve. Metto della colla all'estremità di questa cassetta. E ora posso metterti dove voglio io, su un'altra cassetta. Costruisco una struttura con le videocassette, esatto. E pensare che una volta servivano a guardare i film. Ah, che faticaccia. Ma adesso ho un nuovo mobile dove mettere le mie cose. Sfera strobo, i dischi. E metto qui anche la scacchiera. Oh, e la lampada. Fantastico, sono proprio fiera di me stessa. Ma che bello, tutta la roba al suo posto. A questa stanza manca ancora qualcosa, però. Bisogna riempire le pareti e mettere qualche poster. Eccone uno. E poi un altro. E anche un terzo. Un cielo notturno con i pipistrelli come piace a me. Questo posto comincia a diventare come voglio io. Lo adoro. Adesso però mi riposo. Sono stanca e voglio dormire. Buongiorno! Wow, guarda che hai fatto mentre dormivo! È tutto bellissimo, ma adesso è l'ora del tè! Ehi, sei sveglia? Ti ho preparato del tè! Oh no! Ehi, ma che maniere! Ora il tè è finito sul tappeto, insomma! Scusa, volevo farti una sorpresa! Fa niente, tranquilla, qui ho qualcosa che ci aiuterà! Ecco qui, del nastro! Metto strisce di nastro sul tappeto. Ad angoli e lunghezze diverse da tutti i lati. Ecco qui. Questo era l'ultimo pezzo, lo metto qui. Adesso ci vuole un po' di vernice spray. Uso vari colori per riempire gli spazi sul tappeto, come arancione e verde. Proprio così. Adesso anche del viola. Sembra quasi carnevale, vero? Ecco qui! L'ultimo spazio adesso è colorato. Adesso che si è asciugato, rimuove il nastro. Visto? Rivela il motivo sottostante. Wow! Il tappeto adesso è un'opera d'arte! Che ne pensi del mio nuovo tappeto? Provalo, dai! E va bene, proviamo! Sei così ingegnosa! Lo so, sono un piccolo genio. Sì, hai proprio ragione. Che noia! Jen! Ehi! Jen! Devo solo azzeccare quest'accordo. Oh, smettila di urlare il mio nome, sono impegnata. Ah, sì? Vediamo se riesce a suonare con qualche distrazione. Ancora un po' più vicino. Ah! Ehi, piantala! Fila via da qui! Wow, guarda come vola! Mi ha dato un'idea! Sei pronto, Slinky? Cominciamo! Devo solo attaccare questi ganci al soffitto e adesso posso appendere il mio Slinky. Ottimo! Devo solo aggiungere un altro paio di ganci. Wow, che bei colori! Lo adoro! Oh, povera Jen! Che c'è? Non sto mica giocando col Poppit, eh? Tieni! Ah, ok! Ehi, ho un'altra grande idea! Se lo appendessi al muro tipo così... Sì, fantastica idea! Adesso mi servono gli altri Poppit. Devo riempire tutto lo spazio vuoto. Li metto qui nello spazio vuoto rimasto. E ne aggiungo altri su questa parete. Non è mica proibito decorare gli angoli delle pareti. Ancora un po' per fare tutto simmetrico e ho finito. Sì, lo adoro tantissimo! Adesso posso giocare coi Poppit ovunque! Pop, 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 pop! Wow, guarda che hai fatto in quest'angolo! È così divertente, mi piace, bravissima! Oh, ho un'idea! Ecco, ti scatto una foto! Bel selfie con la parete, eh? Ciao! Guardatemi mentre mi diverto coi miei Poppit! Perfetto, guarda la foto che ti ho fatto! Soprattutto questa! Incredibile, che foto fantastica, mandamela subito! Ah, questa stanza è sempre più confortevole. Che sta combinando Jen adesso?
Attenzione, stiamo rotolando proprio da quella parte. Ecco il posto che volevo. Ta-da! Ho fatto un puff. Wow, così morbido e carino, come l'hai fatto? Te lo dico subito, con qualche cartone di uova. Li ho messi uno sull'altro. Sono molto comodi da impilare. Quando la pila era alta abbastanza, l'ho inclinata di lato. Poi è arrivata la parte difficile. Con la pila ho creato una specie di fisarmonica, vedi? E ho fatto un cerchio con le due estremità. Poi ho aggiunto un po' di carta espansa per il cuscino. Avevo una coperta gialla e ce l'ho messa sopra. Poi ho usato un grosso elastico viola per tenere la coperta a posto. Ed ecco fatto, il mio lavoro è completato. Non solo, ma anche la nostra stanza è completata adesso. Non posso crederci, è davvero un lavoro fantastico. Puoi dirlo forte, la nostra comoda stanza con tutti i suoi comfort e i pop-it. Quella è la mia parte preferita, ma non tralasciamo il tuo bellissimo angolo artistico e il tuo letto. Ah, abbiamo sudato, ma ne è valsa la pena. Dammi il 5. Indovinate, ci sarà dentro il rosa o il verde? Ci siamo! È il momento della verità. Ah, c'è il rosa, che bello! Che colore spettacolare! Che meraviglia! Oh, ma che cavolo! Ah, sto cercando di dormire. Oh, stavo così bene, che rabbia! Ma perché sei così cattiva? Mi hai appena tirato in faccia un pupazzo? Allora vuoi la guerra, dillo! Ah sì, e sentiamo che vorresti fare? Ti sfido! Preparati a combattere! Oh, mi serve un'arma! Ah! Pensi forse di sconfiggermi con uno spaghettone? Mai! Ti sbagli! Ah, prendi questo! E questo! Ah, parata! Ah, quando hai imparato a combattere così? Che ne pensi di questo? Battaglia cuscinate, secondo te? Il mio cuscino non teme rivali, sai? Ah sì, vedremo! Oh, oh, oh. Che fatica, devo riprendere fiato! No! Mi ha sconfitta! Sì, te l'avevo detto! E non ho ancora finito con te! Aspetta, chi hai in mente? Ho in mente questo slime che vedi nelle mie mani! Beccati questa bomba di slime! Ah, l'ho mancata! Oh no! Mi hai tirato una palla di slime? Guarda che cosa hai combinato! Oh, cavolo, e adesso? Non verrà mai via! Forse sì? Oh, forse no! Ma scherziamo! Viene via tutta la tappezzeria! Ma no, il nastro adesivo non va bene! La colla? Oh, non va bene per niente! Sì, hai ragione, è un disastro! Ho trovato! Lo spaghettone! Guarda che stupendo arcobaleno di gomma! Aggiungiamo delle luci LED, le mettiamo qui dentro lo spaghettone, poi lo tagliamo a metà nel senso della lunghezza, sarà perfetto! Adesso possiamo rimettere a posto l'arcobaleno. Aggiungiamo qualche bella nuvoletta. Ah, oh, è così carino e morbido! È stupendo! Ma guardatevi voi due, come andate d'accordo! Sono felice di vedervi così! Oh, e che splendido arcobaleno sulla parete! Che brave le mie ragazze! Bello questo libro, eh? Leggiamolo insieme! Siamo mitiche noi due, vero? Forza, maialino, entra nel camion! Oh, che carina con i suoi giocattolini! Bip bip, stiamo arrivando! Fate largo! Vroom! Oh! Au! Ah! Oh no, che è successo? Perché piangi? Dai, su, alla mamma puoi dirlo, che è successo? Oh, poverina, aspetta! Ci pensa la mamma! La mia povera bambina! Che cosa posso fare per le tue ginocchia? Vediamo! Aspetta, ci sono! So cosa posso fare per proteggerti! Resta qui, la mamma risolve tutto! Sì, salve! Potete consegnare oggi, sì? Buongiorno, ha ordinato lei questo tappeto? Lo srotolo subito! Che bello! Andiamo, camioncino! Vrum vrum! Adesso può giocare senza farsi male, che tenera! Oh. Signora, scusi! Wow, si era assentata un attimo! Sa, dovrebbe pagarmi il tappeto! Ah, giusto, certo, pagare! Ecco a lei, bastano, sì? Scherza, vero? Quel tappeto ne costa 100. Oh, capisco! Può fare un'eccezione! Accidenti, adesso? La mia bambina è tutta triste!
cosa fare? Ci sono! Vorrà dire che userò il piano B. Vieni dalla mamma, spaghettone, ho bisogno di te. Userò un coltello per tagliare a metà lo spaghettone così. Il taglio deve essere più dritto possibile. Ecco, posso separare le due metà adesso. E comincio a tagliare qui, all'estremità. Bisogna farlo su tutte e due le metà. Molto bene, continuo a tagliare anche qui. Devo tagliare pezzi delle stesse dimensioni, è semplice. Niente male, mettiamo in fila tutti i pezzi. Bisogna metterli un po' sfalsati in questo modo. E ho finito. Tesoruccio, la mamma ha qualcosa per te. Ti piacerà, vedrai. Mi hai fatto qualcosa? Wow, è bellissimo! Venite qui, pupazzetti, giochiamo! Mamma, sei la migliore! Canta la tua canzoncina, orsetto! Come dite, un sogno? È già ora di svegliarsi. Oh no, sono in ritardissimo! Farò tardi, aiuto! Presto, senza pensarci, indossa qualcosa e basta. Ecco, va bene così, adesso via il pigiama, devo vestirmi. Ok, fatto, trucco e capelli. Li lascio sciolti così, perfetto, e ora la cipria. Bene, benissimo, qualche gioiellino adesso. Sono pronta e sono uno schianto. Però, sono senza scarpe, così non va bene. Perché è tutto in disordine qui? Oh, un calzino arancione! Andrà benissimo. Ci siamo, forza! Devo solo trovare l'altro calzino adesso. No, non è questo. Questo è rosso. Blu. Giallo e ancora blu. Dov'è finito? Mi serve il calzino arancione! Deve essere qui da qualche parte. Ho tutti questi calzini, tutti tranne quello! Insomma, questo è l'ultimo, ma dov'è? Va bene, vorrà dire che indosserò questo qui. Ci sta bene? Sempre in ritardo come al solito, devo sempre aspettarla. Perché ci hai messo tanto? Scusa, ho avuto un problema coi calzini. Un problema coi calzini? Ah, ho capito. Senti, ti aiuto io. Torniamo dentro, su. Ok, serve una striscia di feltro e naturalmente la fidatissima pistola per colla. Aggiungiamo qualche striscia sui bordi anche in mezzo. Tre strisce basteranno, sì. Poi aggiungo questo feltro giallo qui sopra, metto un altro po' di colla, due strisce basteranno, e adesso feltro verde. Continuo ad aggiungere altri strati alternando i colori. Adesso tiriamo qui all'estremità e tadan! Visto? Puoi tenere in ordine tutti i tuoi calzini. Non avrai più il pensiero di trovarli sbagliati. Wow, sei geniale! Dai, lo indosso subito! Grazie mille, sei proprio la migliore! Andiamo! Allora, ricorda di telefonarmi ogni tanto, ma soprattutto ricorda di innaffiare spesso la pianta. Ecco l'innaffiatoio, mi raccomando, abbine cura. Ci sentiamo presto, ti voglio bene, ciao! Che noia innaffiare le piante. Adesso vieni con me, piantina, va bene? Chissà poi cosa ci troverà di tanto importante in una pianta. Ok, resta qui, va bene? Ah, finalmente posso suonare la chitarra quanto mi pare! Me la spasserò qui da sola mentre lei non c'è. Eccoci, suoniamo a tutto volume! E ora sotto coi videogame! Non vedo l'ora di andare a letto. Ah, niente di meglio di un po' di esercizio al mattino, mi sento in forma. Sono pronta per andare a scuola. Devo fare subito i compiti, così mi tolgo il pensiero. Non mi voglio alzare. Ah, farò tardi a scuola, devo scappare! Questo gioco mi ha annoiato ormai. Basta così, mi sono stufata. Ho la sensazione di aver scordato qualcosa. Un attimo, ma che giorno è oggi? Torna la mamma a casa! Oh no, ecco che cosa mi ero scordata! Che disastro! E adesso che faccio? Forse se le do un po' d'acqua si riprenderà da sola? No, non c'è più acqua qui dentro, sono nei guai. Magari invece dell'acqua le do una bibita? Le piacerà? No, meglio di no. Non farei che peggiorare la situazione. Oh, forse questo la farà tornare in vita. Forza, piantina, riprenditi. Niente, non so che fare. Però, forse so cosa posso usare. Ok, rovescio a testa in giù il vaso. Poi metto qui dentro un po' di tintura bianca e arancione. Aggiungo anche del blu e del rosa. E per finire un tocco di giallo. Adesso verso tutto qui sopra, con molta attenzione. Guarda, ecco il rosa! Oh! E adesso il verde e il blu!
Fatto! Versato tutto il colore sul vaso, lo facciamo asciugare così. Poi prendiamo uno spaghettone e lo tagliamo. Ecco, mi serve solo questo pezzo. Adesso lo faccio a piccole strisce. Comincia già a somigliare a un cactus. Benissimo, e adesso dobbiamo colorarlo tutto. Con il verde sembrerà proprio una pianta vera. Sta avvenendo benissimo! Adesso qualche macchiolina gialla. Per farlo ancora più realistico, metto delle spine. Sistemiamole, così andrà benissimo. Perfetto! Non mi resta che metterlo nel vaso. Mamma, bentornata! Com'è andato il viaggio? Tutto bene, come stai? Mi sei mancata. Benissimo! Ho dato l'acqua alle piante, come mi avevi detto. Wow, vedo, bravissima! Non mi sembrava che fossero cactus quelli, comunque sono molto belli. E sai, ho il pollice verde io. Meglio così. Ho un regalo per te, tesoro. Una piantina tutta per te. Oh, una piantina tutta per me. Che bello. Grazie, mamma. Ok, tesoro. Ecco tutto il materiale per la scuola. Passa una bella giornata, fai la brava. Lo farò. Oh no, mi si è rotta la busta. Mi è caduto tutto. Oh no, tesoro. Ok, non ti preoccupare, sistemo io. Vediamo, ci sarà qualcosa che posso usare in giro. Mi metto all'opera per trovare la soluzione. Tada! Uno zaino nuovo di zecca per te. Wow, è bellissimo! Ok, vado a scuola, ci vediamo quando torno a casa. Ok, signorina, quale zaino vorresti per la scuola oggi? No, quello no, noioso e non è più alla moda. Bene, questo piccolo viola o questo dorato? Sì, oggi voglio usare questo. Ottima scelta, signorina Emma. Ecco qua, sono sicura che passerà una bellissima giornata. Fiu, per fortuna ho finito! Bene, qui abbiamo questa casa per le bambole. Fateci caso, manca un divano. Voi dovrete farne uno. Farne uno? Ma come si fa? Aspetta, ho un'idea. Ok, ecco un divano. Prendiamo le misure. Ma dove andate? Strano. Farò un divano con gli origami. Piego il foglio in due sulla diagonale. Poi lo riapro e faccio lo stesso sull'altra diagonale. Ora piego uno degli angoli verso il centro. Lo riapro e lo faccio di nuovo. Ora ripiego questa parte verso il centro. Va piegato bene. Ripeto questi passi con l'angolo opposto. Per ora tutto bene. Sono arrivata al centro. Ora, piegare ancora gli angoli verso il centro. Su entrambi i lati. Sta diventando un po' difficile da piegare. Ok, ora lo apro solo in parte e piego gli altri due angoli liberi verso il centro. Continuo a piegare verso la nuova linea del centro, sopra gli altri lati. Devo farlo anche dall'altro lato. Comincia a prendere forma. Bene, ora lo srotolo e lo riarrotolo. Deve diventare un rettangolo. Ora piego le estremità all'interno per fare una specie di scatola, anche dall'altra parte. Ottimo, ne farò anche un altro. Le metto insieme. Sì, questa parte è fatta. Ora tocca a questo piccolo pezzo di carta. Lo piego a metà, lo inserisco nel lato corto. E un altro per creare i braccioli. E sapete, servono anche i cuscini. Ta-da! Che carino! Ecco il mio divano, signor mago! Ottimo lavoro! Devo misurare ogni pezzo! Ah, ok, ora devo fare qualche calcolo! È un po' che non la vedo! Oh, si è addormentata! Il risultato mi soddisfa! Metterò il divano proprio qui, nella casetta! Ecco la nuova sfida! Dovete fare questa! Ok, ce la posso fare! Inizio con questo foglio! In che modo creare questa barchetta? Mi piacerebbe essere su una barca vera? A veleggiare sulle onde, sotto il sole, con il vento nei capelli? Sarebbe così rilassante! Ci passerei un'estate intera! Sei di nuovo persa nella sua immaginazione! Oh, rimarrà indietro. Svegliamola. Cosa? Dobbiamo fare delle barchette. Oh, giusto. Ok, mi metto al lavoro. Primo, piegare il foglio in due partendo dal lato lungo. Molto bene, ottimo inizio.
poi la stessa cosa sull'altro lato. Deve essere ben ripiegato. Perfetto, ora lo apro e piego un angolo verso l'interno, un po' come un aeroplanino. Solo che deve essere una barchetta. Ripiegherò questo lembo. Inizia a sembrare una barca, o anche un cappello da capitano. Ok, questa parte è più complicata. Devo aprirlo e poi ripiegarlo. E inserire quest'angolo qui sotto, per appiattirlo. Di nuovo, angoli verso l'alto. Ecco un bel triangolo, ma non è ancora una barca. Lo capovolgo di nuovo, prima dell'ultimo step. Wow, wow! L'ho aperto e ora è una barca. È venuta benissimo, che meraviglia! Ora abbiamo due barchette. Siamo fantastiche. Ottimo lavoro, ragazze. Avete superato questa sfida. Ehi, aspetta. Vieni, proviamole. Ehi, dove andate? Bene, la vasca è piena. Pronta a salpare? Sì, guarda come galleggiano. Che carine. Oh, cominciano a inzupparsi. Beh, in effetti sono di carta. Devo proprio fare una manicure. Oh, siete pronte? Ok. Ecco la prossima sfida. Unghie. Capito. Mi serve il mio kit per manicure. Vediamo da dove cominciamo. Queste blu. Si abbineranno al mio vestito. Bene, iniziamo a incollarle. Sì, guarda. Sfida completata. Cosa? Ah, no, non è quello che intendevo. Wow, che unghie ridicole. Userò di nuovo gli origami. Prendo questo angolo e lo piego verso l'altro lato. Poi prendo l'altro lato e formo un triangolo nella parte superiore. Ora quest'altro angolo per formare un altro triangolo. Poi l'ultimo angolo. Ora piego questa metà verso l'alto. E lo ripiego a metà. Ora ho un triangolo completo. Bene, lo apro e piego un angolo verso il basso. Lo ripiego sempre verso il basso. Poi ripiego l'ultimo pezzo. Un sacco di pieghe in questo progetto. Devono essere ben definite, anche se lo spessore aumenta. Ora il difficile. Devo aprirlo e infilare l'angolo nell'apertura. Fatto, riesco a infilare anche il dito. Tada! Guarda un po' queste unghie. Inquietanti. Ottimo lavoro. Perché le mie non sono così belle? Che faccia! Lasciami stare, cattiva. Secondo voi qual è la prossima sfida? Dovrete fare una gru? Come posso fare stavolta? Già, non so da dove iniziare. Oh, ho capito. Ecco i miei auricolari. Ora li indosso. Funzionerà. Avviamo la playlist. Ottimo. Proprio quello che volevo sentire. Iniziamo a piegare. Pieghiamo il solito angolo. Poi anche l'altro. Dopo pieghiamo il lato inferiore su quello superiore. Premo per bene e lo riapro. Poi faccio lo stesso con l'altro lato. Lo riapro e passo a qualcosa di più complicato. Uso le pieghe esistenti per fare un quadrato più piccolo. Piego questo angoletto verso il centro. Bene, poi lo stesso con l'altro. Piego l'angolo superiore verso il centro, ma lo rimetto subito a posto. Giro il quadrato e faccio lo stesso su questo lato. Torniamo sull'altro lato e apriamolo leggermente. Un po' complicato, ma ora sembra un diamante. Ok, ora delle piccole pieghe laterali. Sono minuscole. Premiamo bene. Passiamo sull'altro lato e ripetiamo il procedimento. Mi piacciono questi passaggi, sono divertenti. Questa piccola parte sembra una gamba piegata. Poi giro questa punta verso il basso, sta prendendo forma. Prendo le forbici e taglio molto attentamente fino al centro. Quest'ala la portiamo giù e facciamo lo stesso con l'altra. Poi piego i lembi appena tagliati in questo modo. Una, due, tre pieghe. Sì! Ecco l'origami di una piccola gru. Che carina. Guarda, sa anche ballare. Ok. Oh, le piace davvero. Ehi, che stai facendo? Oh,
ascoltavo la mia playlist. Senti. Oh, wow, ora ho capito. Non male. Meglio mettersi al lavoro. Wow, balla, piccola gru. Sì, anche la mia gru è fatta e pronta per ballare. Guarda come si divertono. Che succede lì? Da dove viene questa musica? Voglio ballare anch'io. Mi sto annoiando. Oh, il mago è tornato. Vediamo che vuole. La prossima sfida prevede un fiore. Al lavoro. Ok, credo di sapere come fare. Ehi, spero davvero tu possa aiutarmi. Ecco, una firma qui, prego. Grande. Ed ecco le vostre rose. Buona giornata. Ehi, mago, ecco le mie rose. Cosa? Non era quello che intendevo. Va bene, troviamo qualcos'altro. Un po' più qui, dell'altro qui. Sotto con le forbici. Molto bene, ho fatto. Ta-da! Che cos'è? Mi sa che hai perso di nuovo. Tocca a me fare qualcosa con le forbici. Ma prima iniziamo a piegare. Ok, usiamo un righello per tracciare una linea. Bene, ora inizio a tagliare. Lo taglio in strisce fino alla linea principale. Su entrambi i lati. Finito. Lo apro e... Oh, niente male. Ora aggiungo un po' di colla qui. E piego l'altra estremità incollandola bene. Ora mi servono una cannuccia verde e altra colla. Ne metto un po' sull'estremità della cannuccia. Metto la cannuccia sulla carta e la arrotolo. Continua, continua, continua. Ora faccio lo stesso con un altro foglio. Sta venendo benissimo. Sì, ho finito il mio fiore. Oh, molto bello! Ottimo lavoro! Cosa? Beh, in effetti ha ragione, è molto carino. Oh, sembra triste. Ehi, ecco, ne ho fatto uno in più. Oh, uno viola! Grazie! Sei davvero un'amica? Oh, hanno finalmente fatto pace!